Mentre i giochi olimpici della prossima estate si avvicinano sempre più, la grande famiglia del judo è stata accolta con entusiasmo in Azerbaigian per la 10ª edizione del Grand Slam di Baku. Come sempre, all'interno dell'Arena Nazionale di Ginnastica, una folla di spettatori particolarmente competente è accorsa per sostenere i judoka di casa. L'attuale numero uno del mondo e campionessa mondiale in carica, Krista Deguchi, ha conquistato il titolo di Baku nei meno 57 kg. La sua avversaria in finale, la campionessa olimpica in carica, Nora Agyakova, non ha potuto gareggiare per infortunio. La medaglia d'oro le è stata consegnata dal presidente della Federazione Internazionale di Judo, Mario Switzer. Nei meno 60 kg Ramazan Abdullayev è riuscito a conservare il titolo conquistato lo scorso anno, vincendo una battaglia serrata in finale contro l'attuale campione europeo Luca Merezé, dopo che il francese è stato punito per una scorrettezza. La medaglia è stata consegnata da Azer Aliyev, segretario generale del Comitato Olimpico Nazionale dell'Azerbaigian. La stella nascente della Svezia, Tara Babulfat, ha affrontato nei meno 48 kg la numero 5 del mondo e 5 volte finalista del Grand Slam, Milica Nikolic. È stata la freschezza giovanile a prevalere con la Babulfat, che ha ottenuto la sua prima medaglia. Mi piace quando la gente lì e urla, ti dà molta fiducia, molta felicità, quindi sono orgogliosa di me stessa e ho una squadra fantastica attorno, davvero straordinaria. A consegnare le medaglie è stato il vice segretario del Consiglio di Sicurezza della Repubblica dell'Azerbaigian, Madat Guleyev. Nei meno 66 kg lo spagnolo Alberto Gaitero Martin ha dato prova della sua magistrale abilità, liberando per due volte la gamba e trattenendo il francese Deiki Buba. Le medaglie sono state consegnate dal vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Azero, Cingiz Huseinzade. Qui si respira un'ottima atmosfera, mi piace combattere qui, sono venuto per molti anni e questa è la mia prima medaglia a Baku. La finale nella categoria meno 52 kg ha portato sul tatami uno scontro tra superstar con Odette Giuffrida e Diora Keldiorova. Le due atlete hanno lottato duramente, ma è stata la Keldiorova a trionfare, battendo l'italiana con un guazzari e conquistando il suo quinto titolo del Grand Slam. Le medaglie sono state consegnate dalla viceministra della gioventù e dello sport azera, Mariana Vasileva. Per tutta la giornata la folla ha assistito a uno spettacolo davvero entusiasmante con la squadra azera che ha mostrato le sue straordinarie abilità, suggellate dalla medaglia di bronzo di Balabai Agayev. Appuntamento a domani per la seconda giornata del Grand Slam di Baku.